nuovo episodio inizia esattamente da dove l'avevamo lasciato. Inizia con questa grande tempesta che abbraccia Dragonstone. Ritroviamo tutti gli alleati di Daenerys intorno al tavolo a discutere la strategia d'attacco per riprendersi Westeros. Tra questi spicca Tyrion, che fa notare a Daenerys che probabilmente muovendo tutta la sua armata, compresa di draghi immacolati, dothraki e gente varia, potrebbe distruggere il radar al suolo a prodo del re probabilmente in una giornata. Ma non è la cosa più conveniente da fare se non vuole regnare praticamente su nulla. Ma soprattutto non avrebbe l'appoggio del popolo, e Game of Thrones ci ha insegnato che l'appoggio del popolo ad un regnante potenziale è fondamentale. Non so se ricordate un po' Joffrey, che non era esattamente amato dal popolo come veniva trattato da quest'ultimo. Mentre tutti sembrano ben intenzionati ad attaccare a prodo del re il più velocemente possibile, Tyrion ferma tutti e dice: sì, si sa che la gente di Westeros è particolarmente razzista, e se proprio deve acchiappare le mazzate da qualcuno, deve acchiappare le mazzate da qualcuno che è nato a Westeros e non uno di fuori, perché poi deve dare 35 monete al giorno alla gente di fuori, gli deve regalare i corvi, vanno a dormire nei castelli mentre la gente di Westeros nelle tende. Non funziona così. Quindi si decide che i fronti saranno molteplici. Da una parte gli immacolati e i dothraki andranno ad attaccare il vero fulcro del potere dei Lannister, Castel Granito, mentre dall'altra parte a prodo del re vedrà gli eserciti di Dorne e dei Tyrell. C'è un simpatico siparietto tra Varys e Daenerys. Il primo si dichiara dalla parte del popolo, ma allo stesso tempo giura fedeltà a Khaleesi. In effetti Daenerys si rende conto di una cosa: tutte le persone a cui Varys ha prestato servizio hanno fatto una pessima fine, e probabilmente qualcuna ha fatto una pessima fine proprio perché veniva servita da Varys. Per la prima volta si crea un distacco tra Varys e Dito Corto, e fa capire che il primo ha sempre servito il volere del popolo, mentre il secondo ha sempre fatto ciò che ha fatto per interesse personale. Varys non mi ha sempre affascinato come personaggio, però devo dire che con questo discorso ha acquisito un certo spessore. È un po' si è incupito come personaggio, perché fin quando c'è il dubbio, c'era questo grande punto interrogativo sulle reali intenzioni di quest'ultimo, poteva avere ancora un certo interesse. Adesso che ha dichiarato fedeltà incondizionata a Daenerys, ha perso fascino, secondo me. Va bene così, dalla parte del popolo. Concluso il consiglio di guerra, vediamo l'arrivo di Melisandre. Ve la ricordate Melisandre, la strega rossa che ha fatto bruciare bambine, che ha fatto rinascere Jon Snow e queste cose così? Lei. E che fa Melisandre appena arriva? Una cosa che nessuno si aspettava mai nella vita. Parla del Signore della Luce. Dice che Daenerys è la preferita del Signore della Luce, che ci sta sta profezia, però ci va più cauta rispetto al passato. Questa volta non è che dice sei proprio tu. Dice: secondo me fai parte della profezia, io credo che il Signore della Luce voglia sposare te e la tua causa, e quindi è la mia benedizione. Bravo. Non conta che in passato Melisandre non sia stata una grande portatrice di fortuna, un po' come Varys. La ingaggiano, e lei che dice che per prima cosa in assoluto devono incontrarsi con Jon Snow, omettendo il particolare che è stata proprio lei a farlo resuscitare. Probabilmente non voleva far sfigurare Daenerys davanti a questa cosa, dicendo: sì, tu c'hai i draghi, però quella è immortale. Quindi Daenerys si consulta un po' con i suoi e raccoglie un po' di pareri su Jon Snow. Quindi lo richiama specificando che dovrà mettersi sulle ginocchia. Questa cosa è importante perché si rifà a quello che il protettore del Nord fece nei confronti di suo padre. Ma questa è un'altra storia. Un dialogo interessante è quello tra Olenna e Daenerys. Olenna definisce tutti i regnanti attuali di Westeros come pecore. Dice a Daenerys di tutelarsi nei confronti di Tyrion, stare attenta a Tyrion, perché anche se è un uomo intelligente, saggio, affascinante, forse non ha detto tutte queste cose di lui, però sono tutte vere, è pericoloso affidarsi a uomini del genere a Westeros. D'altra parte, se lei è un drago, si comporti da tale. Se da una parte abbiamo visto un'alleanza ormai stretta e consolidata nel tempo, dall'altra parte troviamo Cersei che cerca nuovi alleati, o quantomeno che cerca di tenersi stretti quelli che già dovrebbe avere teoricamente. Quindi convoca a palazzo gli alfieri dei Tyrell e cerca di assicurarsi il loro supporto, facendo leva sulla presunta follia di Daenerys. Concretamente tutti i torti non li ha, la storia della crocifissione dei nobili sappiamo essere vera, ovviamente sappiamo anche che
il pubblico è dalla sua parte, perché aveva dei principi caritatevoli, giusti, di eguaglianza nei confronti degli schiavi, ma in quei tempi era un concetto sì rivoluzionario, ma anche sanguinoso. E poi quando hai un nome come Targaryen, è facile essere scambiata per una pazza brutale, così come è naturale essere un po' titubanti nei confronti di qualcuno che sta sempre stata al di là dell'oceano e si è riportata facendo sbarcare dei barbari sulla costa e che minacciano a conti fatti lo stile di vita nobiliare che vivono questi alfieri. In particolare Jaime punta il padre di Sam, Randyll Tarly, un uomo carismatico, importante, potente, che, di cui ho già tessuto le lodi qualche episodio fa. E fa leva proprio su questo concetto di Dothraki, dicendo: ti rendi conto che questo ha chiamato ste bestie, sti inumani, e si fa supportare quella? Possiamo mai supportare quelle cose? No, no, non si può fare, è uno schifo. Quindi dovresti tradire Olenna. E lui si dimostra essere carismatico, tutto di un pezzo, una persona autorevole e giusta, e dice: mo ci penso, ti faccio sapere. Tra i signori convocati a corte, però, c'è una preoccupazione abbastanza importante. I draghi? E subito Cersei si dimostra pronta dicendo: non vi preoccupate per i draghi, abbiamo qualcosa in mente. If you kindly pull that lever. Ma vuoi vedere che Sam diventa utile per una volta nella sua vita? Per la prima volta fa una cosa che mi è piaciuta, Sam. Bravo, Sam. Il leggere libri proibiti dà finalmente i suoi frutti e li dà anche ad una velocità impressionante. Una puntata scopre una miniera che nessuno aveva visto mai. La puntata dopo scopre una cura miracolosa che nessuno faceva più perché era stata bandita. Quindi Dottor Samuel fa la sua prima operazione ai danni del povero Jorah Mormont, o a favore del povero Jorah Mormont, che in ogni caso non se la sta vedendo tanto bene. Prima scalpella via tutta la crosta che ha nella zona superficiale della pelle e poi dovrebbe applicare un unguento, secondo me a base di vetro del drago. Boh, l'ho detto nello scorso episodio, lo ripeto mo', il vetro del drago cura il morbo grigio, secondo me. Jorah ha un sacco di dolore, probabilmente si salverà, tutto sommato speriamo bene per lui, vogliamo salvarlo. E siamo finalmente giunti al nostro Terminator preferito, Arya Stark. Durante il suo viaggio verso Approdo del Re si ferma all'autogrill, dove rincontra Frittella. L'unica utilità di questo personaggio, oltre a fare un bel pasticcio di carne, è quello di informare Arya che Winterfell è di nuovo in mano agli Stark. Quindi Arya stravolge i suoi piani, decide di non andare più ad assassinare Cersei adesso, bensì decide di ritornare a Winterfell e ricongiungersi finalmente alla sua famiglia, ma non sa che non troverà più Jon Snow. La decisione di Arya di ritornare a Winterfell piuttosto che andare subito da Approdo del Re non è nient'altro che la logica conseguenza della scena con Ed Sheeran. Arya ha ritrovato un lato umano e questo lato umano è parallelo all'attaccamento alla sua famiglia. Questa scelta ci dà una visione sull'umanità di Arya che verrà approfondita nella scena seguente. Arya viene accerchiata da un branco di lupi capeggiati da un metalupo. Questo metalupo si scoprirà essere Nymeria, il metalupo che aveva da bambina e che aveva dovuto allontanare a sassate per evitare che venisse uccisa da Joffrey, da Cersei o qualcosa del genere. Carina questa scena, non credo che non vedremo mai più il metalupo. Credo piuttosto che il metalupo interverrà nei prossimi episodi, forse già nel prossimo, per salvare Arya e per ripagare il debito. Esattamente come nello scorso episodio, a Grande Inverno continuano le solite diatribe familiari tra Sansa e Jon Snow che si risolvono sempre allo stesso modo, con dito corto poggiato sempre nello stesso identico punto del muro a lanciare sguardi intriganti, Sansa che dice a Jon di fare una cosa e Jon che fa l'esatto opposto. Jon, che sembra essere diventato ormai l'uomo più desiderato di tutta Westeros, ha ricevuto l'invito da parte di Daenerys ad andare
andarlo ad incontrare a Roccia del Drago e ovviamente Sansa dice: ma tu non stai bene con la testa, dove vuoi andare? Quella è una Targaryen, ci ammazza tutti quanti, è una trappola, ti devi stare qua, non puoi lasciare il nord. Jon, che però ha avuto anche il messaggio di Sam che gli ha detto: oh, vedi che a Roccia del Drago ci sta tanto di quel vetro di drago che li ammazza tutti quanti, non morti, ovviamente ha detto: non esiste proprio, ci devo andare, mi serve il vetro del drago, non va niente se è una trappola, voglio correre il rischio. Ci mettiamo a cavallo io e Ser Davos e ce ne andiamo a Roccia del Drago. Divertente sarà a vedere come sarà l'incontro tra Ser Davos e Melisandre, che ormai si trova proprio lì a Roccia del Drago, e non so quanto potrà essere piacevole. Anche perché il nonno di Jon Snow e Sansa ha fatto una bruttissima fine quando è stato convocato da Aegar, ti ricordi tu? Ma tu che ci fai qua? Ora che Sansa quindi si appresta a rimanere da sola a Grande Inverno in qualità di temporanea regina del Nord, Peter Baelish ovviamente fiuta l'occasione col suo sguardo malandrino. Pensa a come avrà la possibilità di insinuarla. Quindi incontra Jon Snow nelle catacombe di famiglia con l'intenzione di sbattergli in faccia le sue intenzioni. Uè, Joa! Oh, Peter! Oh, ma tu non merici niente prima di partire? No, perché che te sarici? Ah, non merici niente? Allora da richi la cosa a te, Joa. Mo che te ne vai, ma fotta sorta. Uè, Pietra, fa poco scemo che stormi, capito? Perché sennò, a vire stamana, sembra ci chiova sotto a stamana. Sono solito fare della ironia spicciola sulle cose che vedo, ma questa volta non voglio farlo. Non voglio fare il paragone tra Barbie e Ken, non ne voglio parlare di queste cose. Vi dico soltanto che la scena tra Verme Grigio e Missandei, che finalmente si uniscono in effusioni per la prima volta, ha un significato che mi è piaciuto davvero tanto, perché un po' come per il discorso di Aria, anche per Verme Grigio vediamo il suo lato umano, la sua debolezza, ed è un po' quello a cui ci hanno abituato gli autori. Certo, ci ho visto anche un po' di fanservice. È difficile pensare ad un immacolato che abbia ancora voglia, che abbia ancora questo lato di sé. Ma la scena è stata carina e va bene qua, non c'è altro da aggiungere. Molti hanno parlato di illogicità alla base di questa scena. Per quanto mi riguarda, potrebbe esserci una spiegazione nelle prossime puntate, ma non me l'aspetto neanche particolarmente. Euron si dimostra essere un campione quasi di omerica memoria, forte, valoroso, un po' folle, ma estremamente sanguinario e adatto al contesto in cui si trova. Perché ricordiamocelo, raga, gli uomini di ferro sono pirati, sono persone che hanno nel DNA questa violenza, questa brutalità. Rick o Tion, o come lo volete chiamare, fa eccezione perché è stato cresciuto dagli Stark, e gli Stark abbiamo visto non essere proprio particolarmente... Quello che vi posso dire è che è stata una scena di combattimento veramente ben fatta, molto ritmata, più fasi, abbastanza interessanti. L'unica cosa che non mi è piaciuta tanto è stato quel cliché che scende la figlia per salvare la madre, un decimo di secondo dopo stanno i nemici. Se fossero arrivati un decimo di secondo prima mi sarebbe piaciuto molto di più, però so piccolezza. Soprassiederò anche sulla scena lesbo, così come ho fatto in precedenza con Verme Grigio e Missandei. Le scene di sesso piacciono a tutti e non penso bisogna aggiungere altro. Arriviamo all'ultima scena. Theon, che visto minacciato da ogni parte, visto non avere alcuna possibilità di vittoria, si dà alla fuga. Bravo, bravo Theon, bravo, hai fatto bene, era l'unica possibilità che avevi. Perché morire da eroe quando puoi continuare a vivere da codardo, però avere la possibilità di vendetta? Giusto così, magari verrà pescato da Gendry, il figlio bastardo di Baratheon, che abbiamo visto l'ultima volta stare al largo del suo kayak, non sappiamo. Potrebbe succedere qualsiasi cosa, e quindi Theon ha fatto bene a mantenere cara la vita. Credo che il regalo per Cersei a questo punto non sia altro che la vipera di Dorne, e penso che Cersei sorprenderà un po' tutti, la utilizzerà come mezzo di scambio per garantirsi qualche alleanza. Non credo che la sacrificherà in piazza come potrebbe fare semplicemente, ma studierà qualcosa, perché Lannister non soffessi. E siamo arrivati alla fine di questo episodio di Game of Law. Spero vi sia piaciuto e vi invito a lasciare un mi piace, commentare, condividere,
farlo vedere alle vostre madri dicendo: mamma, lui è Lo e mi piace. Supportateci! E siamo giunti al consueto momento dell'hashtag. Tutti lo aspettavano, tutti! Pure tu. Certo, ma io lo so già. L'hashtag per oggi è Megazord, perché è quello che utilizzerei io, come avete visto anche nel corso della puntata, per combattere i draghi. Tu che cosa utilizzeresti per combattere i draghi? Io utilizzerei l'amore. Oh ragazzi, sa, non c'è arma più potente dell'amore. Poi se vi ricordate, la draghessa di Shrek si è calmata innamorandosi di Ciuchino. Quindi perché non dovrebbe funzionare pure per i draghi di Daenerys? Scusa, mi stanno cacciando tutti quanti il lato umano in questa serie. Non lo possono cacciare pure i draghi? Facciamoli innamorati, qualche bello animaletto. Si calmano, stanno tranquilli. Sono sicuro funzionerà. Sono sicuro che ci rivedremo la settimana prossima con il nuovo episodio di Game of Lo. Almeno ce lo auguriamo. Almeno spero. Ciao raga, alla prossima. Ciao. Ho sentito della profezia. Cercavate il prescelto.